La sfida di Lali. Non vi nascondo che comincio a essere un po' preoccupato. Non so cosa sia successo, ma improvvisamente non riesco a contattare Mike. Potrebbe trovarsi in un posto schermato dove non c'è segnale. È la stessa cosa che avevo pensato subito anch'io, ma ormai è passato troppo tempo. Sì, certo, l'esperimento è perfettamente riuscito. Il tecnico dei Drakers non si ricorda più niente. Se abbiamo già ottenuto un successo ora, ci pensi ai risultati che potremmo ottenere in futuro? Ma siamo sicuri al 100% che non stia fingendo. Tranquillo, abbiamo eseguito accurate verifiche. Quando finirà l'effetto del sedativo, Mike non ricorderà più nulla, né di essere stata la Alchemist, né di aver effettuato delle registrazioni che possono incastrarci. E nemmeno di essere stato sottoposto al trattamento X-RAL. Non ricorderà assolutamente niente. Possibile che Mike non abbia specificato dove si trovasse? L'ultima volta che abbiamo parlato la comunicazione era disturbata, ma stava per inviarmi le prove di ciò che aveva scoperto. A questo punto non possiamo escludere niente. Potrebbe davvero essergli accaduto qualcosa. Se dopo la gara non avremo ancora sue notizie, saremo costretti ad avvertire le autorità. L'ultima volta che siamo stati qui a New York eravamo ospiti di Bob e Luke. Che bei ricordi, ci siamo divertiti tantissimo con loro. Chissà dove sono adesso quei due, come se la stanno passando. Conoscendoli bene, non molleranno fino a quando non troveranno l'X-RAL Field. È vero, hai ragione. Fabri, guarda là sul marciapiede. Ah! Ma è la ragazza della chiave! Bob e Luke l'hanno lasciata per voi. Che colpo di fortuna! Seguiamola! Non possiamo! Tra poco inizia la corsa senior! Io voglio vederla! Quella ragazza conosce bene Bob e Luke. Se vogliamo sapere dove sono, è forse l'unica persona in grado di aiutarci. Ah? Ah? Per quanto ancora dobbiamo seguirla? Non lo so. Ah? Nascondiamoci dietro quell'auto. E adesso come facciamo? La soluzione è semplice. Aspetta, che cosa vuoi fare? Tu seguimi e basta. E ora? E ora entri. Un momento, Chris. Questa è violazione di domicilio. Non credo sia una buona idea. Tranquillo, Fabri. Prima suoneremo il campanello. Vorrei evitare di finire nei guai. Ah? Chris, Fabri, che cosa ci fate qui? Che bello rivedervi, ragazzi. Sammy il padre di Bob e Luke. In persona? Ma cosa fate ancora lì impalati? Entrate e accomodatevi. Grazie. Grazie. Ecco ragazzi, per voi. Ci siamo trasferiti qui da qualche mese e Susie è ritornata da poco da Londra. Ma guarda chi c'è. Sei la sorella maggiore di Bob e Luke. Perspicace, piccolo Sherlock. Avanti, Susie. Non essere scortese con gli amici dei tuoi fratelli. Senza offesa, ma non mi piace essere seguita. Ora fate i bravi che sta per iniziare la sfida tra Fury e Schultz e non voglio perderla per nulla al mondo. Nemmeno noi, vero? Fantastico, ragazzi. Così sì che andiamo d'accordo. Venite con me.
Questa volta avete il permesso di seguirmi. Che caratterino, eh? Supera all'esterno Eric Schulz portandosi in testa. L'hai provata, Schulz, ma non sei abbastanza veloce per me. Tanto ti riprendo, Fury. Per quanto tempo Fury riuscirà a mantenere la testa? Dai, Red Fury! Forza, sì, Drake, sì. Sei grande, Red! Sarà una corsa combattuta. Il suo rivale è un osso duro. Ricordiamo che le scuderie nella categoria senior si sfidano in un'unica corsa. Vince chi taglia il traguardo per primo. Schulz prova a mettere in difficoltà Fury. Il pilota tedesco tenta ora il tutto per tutto e va all'attacco all'esterno. Tienilo a distanza, Red. Ormai sono quasi arrivati all'ultimo giro. Continua così, Red. Tieni gli occhi bene aperti. Taglia il traguardo e si aggiudica il Super Trofeo d'America di Formula Senior. Congratulazioni. Vittoria importante per i Drakers. C'è qualcuno a cui vuoi dedicare questo trofeo? Beh, dato che siamo a New York e che questa è la città dei fratelli Rivera, questo premio è per loro. Come tutti sanno, Bob e Luke Rivera hanno lasciato le piste per rintracciare il leggendario X-Ralph Field. A Bob e Luke, che ovunque siano, spero ci stiano guardando. Vorrei dire, sbrigatevi a tornare. I Drakers sentono la vostra mancanza. E speriamo che decidiate di tornare a gareggiare da veri campioni, con noi. A volte mi chiedo se non abbiano sbagliato a partire alla ricerca di questo fantomatico X-Ralph Field. Tesoro, i ragazzi sono convinti che l'X-Ralph Field esista davvero e in quanto genitori è giusto rispettare il loro sogno. Lo so, ma sembra una cosa molto pericolosa, potrebbero farsi male. Mamma, ti ho detto che non c'è motivo di preoccuparsi, sento i miei fratelli praticamente tutti i giorni. Ma nessuno deve saperlo, quindi non ditelo in giro, sono stata chiara? A noi basta solo sapere che i nostri amici stanno bene. Bob e Luke sono convinti che il leggendario X-Ralph Field sia reale e non sono gli unici a crederlo. Il risultato è superiore alle mie aspettative. E pensi che siamo solo all'inizio, Mr. Gotham? Stupefacente! L'X-Ral rappresenta il futuro, la salvezza dell'umanità! Il minerale conferma tutte le sue potenzialità. Non esiste niente di simile in natura, è straordinario! Tutto questo mi costa una fortuna, ma ne vale la pena. Ora non mi rimane che mettere le mani sull'X-Ral Field e poi... nessuno sarà più in grado di contrastarmi e diventerò l'uomo più ricco e potente sulla faccia della Terra. Chiaro? Sembra che il nostro ospite si sia risvegliato. Perfetto. Procediamo come concordato. Mi attivo immediatamente per liberarlo, signore. Come si dice, tutto è bene quel che finisce bene. Che i giochi abbiano inizio. Mike! Finalmente, eravamo preoccupatissimi. Ciao, Hector. Scusa se non mi sono fatto più sentire. Non importa ora, basta che tu stia bene. Lo so che ti sembrerà assurdo, ma non riesco a ricordarmi come sono finito qui. Qui dove? Perché? Dove ti trovi? Non ne ho idea. Ora attivo il geolocalizzatore sull'X-Tab. Inviami le coordinate, vengo a prenderti. Sbrighiamoci. Amici sportivi, benvenuti! Ecco il momento che tutti noi stavamo attendendo. Tra breve si deciderà quale tra i piloti kids potrà tornare in gara e correre l'ultimo round del Super Trofeo d'America. Ecco il nostro divo all'opera. Ti stai facendo bello per le telecamere? Ridi pure quanto ti pare, Parker.
ma sanno tutti che sono la star della Black Ghost e che il pubblico voterà per far tornare me in gara. E come fai ad esserne così sicuro, Ed? Perché a differenza tua sono bello, il pubblico mi adora e sa che regalo sempre spettacolo. Perfetto, è ora di andare in scena. Ciao, fessacchiotti! Cari spettatori, ora tocca a voi. Quale pilota sarà il prescelto? È giunto il momento di prendere una decisione. Zach della Hurricane o il collega Murphy? O forse Kabir Suri dei Tigers? O Ed Mitchell della Black Ghost? Dovete scegliere il vostro preferito e votare con il telecomando. Finalmente abbiamo il risultato. Il pilota che prenderà parte all'ultimo round è... il misterioso Zach! Ed, il pubblico mi adora Mitchell e se ne torna a casa con qualcosa la coda sulle gambe. Che il mister sopracciglia d'oro non deve averla presa bene. Congratulazioni, Zach. Te la senti di dire qualcosa al pubblico che ti ha scelto? Vorrebbero sentirti dire qualcosa. Una cosa posso dirla io, adesso puntiamo al podio. Sbagli, il podio è mio! Tiger! 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 Black Ghost! Il pubblico sugli spalti è scatenato. Sta per avere inizio l'ultimo round del circuito City Slam. I primi tre classificati del precedente round, Chris Bravo dei Drakers, Lali Suri dei Tigers e Tony Parker della Black Ghost, sono in prima fila. La seconda fila è occupata invece da Fabri Morelli dei Drakers e Zach della Hurricane. Ecco che i piloti stanno per raggiungere i loro X-Racer! Finalmente è arrivato il momento, un ultimo sforzo! Non sei l'unico che vuole vincere a tutti i costi quel trofeo! Sono sicuro che sarà una bellissima gara! Eh? Chi si aggiudicherà l'ambito trofeo? Concentrati, ragazzi! Ho appena parlato con Hector, Mike è tornato. Sono contenta, e come sta? Bene, ma non ho avuto il tempo di chiedervi altro, visto il momento critico. L'importante è che Mike sia sano e salvo. Appena possibile ci faremo aggiornare. Ragazzi, vincete il trofeo. Attivazione X-Racer! Noi siamo i Drakers! Contatto! Accensione motori! Contatto e setup completato! Via, partiti! In testa Chris Bravo su Hello, dietro Tony Parker della Black Ghost su Venoz e Lali Suri su Yeti, in quarta posizione Morelli che appare un po' in difficoltà con Genes. Ehi Fabri, va tutto bene? Non lo so, l'auto sembra aver avuto un vuoto d'erogazione. Dobbiamo risolvere il problema. Sembra ci sia difficoltà nel passaggio di energia. Attivate subito gli stancetti. Fate in fretta. Le auto lasciano la pista per entrare nel percorso 3 del City Slam, il circuito cittadino. Si corre intorno ad hangar, piste d'aeroporto, fabbriche con tanto di ponte retrattile sul fiume. Tieniti pronta, le gru demolitrici sono già in azione. Tranquillo, non saranno mai veloci quanto me. Bravo rimane al comando, ma Parker non molla e gli sta col fiato sul collo. Attenzione, disposizione stretta, velocità massima 40. Fabri continua a essere in difficoltà. Zach ha guadagnato altri 3 decimi su di lui. Max, hai individuato il problema? C'è un sensore danneggiato, l'X-Roll non fluisce. Ah, oh, maledizione! Va subito alla stazione di soccorso a 4. L'unità di intervento ti aspetta lì. Riduci la velocità, sterza a destra. Coraggio, mancano ancora 2 chilometri, alla stazione a 4. Zach su Kong riesce a superare Morelli su Genes. Oh no! Le cose non si mettono bene per il pilota dei Drakers. Sì, fai così, Zach. Puoi ancora vincere. Tieniti pronto e riscalda Kong. Sono più caldo di un camino d'inverno, mister. Ti devo bruciare. Vai, Zach, usa la X-Card Power, Hurricane Turbo 2!
vai così, Zack, alla grande! Harry, sei grande, sei fantastico! Zack, sferra l'attacco! Grazie al Power Turbo 2 della X-Card supera gli avversari e strappa la prima posizione a Bravo! Per i Drakers ora la strada è tutta in salita! L'unità d'intervento dei Drakers ha intanto raggiunto una delle stazioni di soccorso. Al comando Gianni Morelli, zio del pilota Kid in difficoltà. È una vera sfortuna che Morelli abbia riscontrato problemi con l'X-Rall a inizio gara. Speriamo che Morelli riesca a tornare in corsa, anche se difficilmente riuscirà a recuperare i suoi avversari. Morelli non perde tempo e sfreccia all'inseguimento degli altri piloti. Lali, è il momento di attivare una X-Card! Non vedevo l'ora, Anatoli! X-Card Rush! Mega Sprint! Attacco pericolosissimo di Lali Suri! La giovane pilota dei Tigers si gioca la X-Card Rush e passa in seconda posizione. È determinata a ottenere la vittoria finale! Datti ancora un'ultima opportunità, Lali, non puoi mollare proprio prima della fine del torneo. Devo vincere, sono una campionessa e voglio dimostrarlo al mondo intero. Che corsa mozzafiato! È piena lotta nelle retrovie, Morelli tenta di insidiare il quarto posto di Parker. Tony, Morelli si è messo in scia, sta attento. Avrà la tosse per quanta polvere gli farò mangiare. Ce l'ha fatta! Morelli supera Parker! Gli altri piloti si dirigono verso la scivolosa galleria Soap Gallery, che potrebbe costituire un ostacolo insormontabile per molti. Lali, cos'è successo? Non lo so, credo i freni! Effettivamente ha ragione, si è verificato un ritardo anomalo. Programmate un instant check, voglio sapere da cosa dipende. Non ci voleva, stava andando alla grande. Tutte le sfortune a me! Dannazione! Niente di personale, ma devo passare. Chris Bravo cerca in ogni modo di superare Lali Suri già in difficoltà, ma la pilota dei Tigers non ha alcuna intenzione di rendergli facile questa impresa. No! Un clamoroso colpo di scena! Chris Bravo non riesce a frenare ed esce di gara dopo un contatto con l'auto di Lali Suri. Non è possibile, Chris. Come ti è venuto in mente? Mi dispiace, ma non sono riuscito a evitarlo. Ne parliamo più tardi. Non ci resta che sperare i fabbri. Lali continua la corsa mentre Bravo è squalificato. Lali, hai i freni funzionanti solo al 60%. Mi dispiace per Chris, ma questa è la mia gara e non ho intenzione di perdere. Attenzione, il ponte si sta ritirando. Yeti, tieniti pronto. Potremmo dover saltare dall'altro lato. Sei sicura, Lali? Sì, preparati. Tu sei pazza, ma lo sono anch'io. Andiamo. No, non lo fare, sorellina! È una cosa da pazzi! Lali, no! Lali Suri non ha intenzione di rallentare, anzi, spinge sull'acceleratore! Non puoi farcela saltare dall'altra parte del ponte! Zack rallenta, ha deciso di fermarsi! Fermati anche tu, Lali! Lo hai raggiunto, non hai più bisogno di fare follie! No, adesso non mi fermo più! Adesso si vola! Suri ce l'ha fatta! Sì! Stacca Zack e si porta in testa! Bravissima, Lali, ce l'hai fatta! È andata! Ce l'ha fatta in testa! Sì! Questa corsa è un'altalena di emozioni e non è finita, sta per ripartire la lotta tra Zack e Fabri Morelli per il secondo posto! Chi avrà la meglio tra il pilota dei Drakers e quello della Hurricane? È ancora tutto da vedere! È il momento di giocarti la X-Card stabilita! X-Card Defense! Multionda Sonica! L'azione della X-Card Defense sembra aver colto di sorpresa il pilota della Hurricane sbalzato all'indietro da Honda Sonica! Continua così, Zack! Non devi mollare! Le auto sono ormai addirittura d'arrivo. Lali Suri ha la vittoria in tasca. Eccola a giudicarsi la prima posizione. Secondo Fabri Morelli dei Drakers, terzo Zack della Hurricane. Chiude Parker della Black Ghost. Lali Suri riceve l'applauso dei tifosi e degli appassionati. Non c'è che dire. Questo trofeo l'ha cercato, l'ha voluto e alla fine lo ha ottenuto.
D'ora in avanti lascerò che sia l'Ali a prendere tutte le decisioni durante le gare. Sono orgoglioso di te, sorellina. Oh, Kabir, non ci posso credere, ho vinto! Mi sembra un sogno. E invece è proprio vero. Grazie alla vittoria di oggi siamo tornati ad essere un team. La strada che porta alla conclusione del mondiale di Formula Kids è ancora lunga, ma di una cosa siamo sicuri: la scuderia dei Tigers non starà certo a guardare. Anche questa volta la Black Ghost non è salita sul podio. Sono sicuro che Gotham se la passa meglio di noi. Che cosa intendi dire? Guardaci, Olivier, facciamo la vita da reclusi e Gotham si gode i frutti del nostro lavoro. Senza i suoi finanziamenti non saremmo riusciti a concludere le ricerche. Certo, dimenticavo che tu sei incorruttibile. A te denaro e potere non interessano, giusto? Sono solo uno scienziato, mi interessa la ricerca, tutto il resto passa in secondo piano. Beh, io la vedo molto diversamente da te. Meritiamo di più e sto parlando sia di prestigio che di compenso monetario. Non è giusto, a noi le briciole e tutta la torta va a Gotham. E così hai ricevuto una nomina per salire di grado nel cerchio dei futuribili. Non le nascondo, Mr. Gotham, che questa nomina mi riempie d'orgoglio. Te la meriti, per quel che mi riguarda posso dire che sei sempre stato un perfetto collaboratore. La ringrazio tanto, davvero, Mr. Gotham. Mi dispiace, Mike. Mi sento responsabile di quanto ti è accaduto. È stranissimo, è come se qualcuno mi avesse cancellato la memoria. Se davvero era un passo dalla verità, le prove potrebbero essere nel mio X-Tab. Speriamo di aver raccolto qualche informazione utile. Direi che a questo punto non ci resta che scoprirlo.